io una riforma vera della Costituzione l'ho scritta. A bocciarla sono stati proprio il signor Renzi e quelli della sinistra. La nostra è una riforma, la loro, per dirla alla Fantozzi, è una cagata pazzesca. Punto. Perché io credo che sia stato veramente dominato quel motto liberi che c'è sopra di noi, perché qui non siamo a giudicare se ci debba o no essere un Senato o quanti senatori. Noi dovremo giudicare sulla libertà e sulla nostra democrazia, perché in questo momento la democrazia è morta e dietro l'angolo c'è un regime. È democrazia, un sistema in cui i cittadini non votano più, non si vota più per il presidente della provincia, non si vota più per i consiglieri della provincia, non si voterà più neanche per i senatori. Io credo che sia immorale e antidemocratico avere oggi una legge alle politiche per cui il risultato è già scritto e è scritta per far vincere il centro-sinistra. Credo che sia immorale e antidemocratico il combinato disposto di una riforma che insieme alla legge elettorale fa sì che a governare il paese per 50 anni sarà sempre Renzi. Se non passa la riforma va a casa Renzi. Io aggiungo, a casa ci va anche la Boschi, quindi prendiamo due piccioni con una fava. Ma soprattutto, se non passa la riforma, il signor Renzi e la signora Boschi non tornano. Iniziano ad andare a lavorare perché non hanno mai lavorato nella vita loro. Chiudo con un aneddoto che mi ha raccontato un amico di un senatore di Forza Italia, non di Ala, di quelli di Verdini, un senatore di Forza Italia che forse ricordando il Nazareno è solito andare a mangiare e a far colazione a casa di Renzi. E Renzi, parlando con lui privatamente, ha detto: questa riforma è una merda, mi serve per far fuori la mia minoranza interna, è gradita in Europa e per i prossimi 60 anni, se passa con questa legge elettorale, io sarò imperatore dell'Italia.